tornati a Call Center Cortesia, il luogo in cui che ascoltiamo i vostri problemi facendo finta che ci interessa qualcosa. Questa sera però non sono da solo. Puntata speciale in compagnia mia e al simpio di mio marito Duilio. Siamo curiosi di sapere tutte le vostre disgrazie. Chi c'è in linea? Pronto? E pronto Duilio, in sono Ludmilla. Ciao Ludmilla. Sono straniero, ma sto qua in Italia a fare badante. Dici, Vojtiwa, qual è il tuo problema? No, Ludmilla. E niente, ho una relazione col vecchio che seguo. Ah. Lui ha 91 anni, ah. È un bel tipo. Solo che ultimamente non mi dà tanto retta, non mi parla più, è distaccato, è diventato freddo. Secondo te è finita? Dipende da quanto freddo che sei tesoro. Cioè, i segni non mi pare proprio quei tanto vitali, no. Diciamo che se è sotto i 35 gradi di temperatura è finita. Non te la chiamano gli altri, chiama il 118 tesoro, va bene? Grazie, ciao Butilia. Prossima telefonata, pronto? Ciao Duilio, Ines, niente, sono Marco da Mogliano. Ciao Marco. Ciao, animo. Niente, ho perso il lavoro da pochi giorni e niente, non so cosa fare. Niente, poi ho mandato anche dei curriculum, ma niente, non trovo niente. Poi niente, mia moglie mi ha lasciato, mi fa vedere i bambini. E niente, la banca mi ha pignorato anche la macchina perché non pago le rate del mutuo. E niente, ora sono anche dal medico perché tra l'altro non sto neanche tanto bene, ho avuto un esaurimento nervoso e niente, devo prendere un sacco di medicine, così, niente, cosa posso fare? Niente, cosa devo fare? Ah, si metti basso che ti porti anche a Scarogna, oggi. Andiamo avanti con la prossima, questo è la Massarogna e poi mi gusti, andiamo avanti, pronto? Pronto! E pronto, ciao Duilio, ciao Ines, ciao. Sono Enrico. Ciao Enrico. Io... posso dire, sono innamorato di una ragazza che fa la parrucchiera. Puoi dirlo. Sì, no, passo sempre davanti al suo negozio per cercare di farmi notare, però niente, lei non mi guarda. E quindi non so cosa fare. E ora devi trovare scamotaggio. Certo. E ora ti conto sta roba qua, ascoltami. Sì. Ti dico come io e la Ines siamo, sì, la prima volta il nostro, come siamo conosciuti. Sì. E aveva un banco del Marcà che vendeva scarpe. Scarpara, insomma. E mi passavo, vedevo che era questa, buttavo l'occhio, ho detto, beh, insomma, è così. Un giorno ho voluto provarci, però siccome non avevo coraggio là a dire piacere, Duilio, tu chi sei, hai voglia di bere qualcosa con me? Hai voglia. E ho pensato che era meglio trovare un meccanismo particolare. Capito? Furbo, lui sempre sta furbo. E ora capivo, ciammi tutta la situazione, ora so cascà. Ho fatto finta di cascare, mi sono buttato in avanti, ho sbucciato tutto il ginocchio. Dopo girando, perché ho fatto anche una capriopa, fa vedere che proprio ero casca mai. Sono andato a sbattere col zenoccio su una potrea di ferro che veniva fuori a mezza rusine, che era anche un ciodo, e praticamente ero squartato a mezza gamba. Dopo avevo anche il sangue che veniva fuori dalla bocca perché sbrisso. Insomma, un casino, sangue dappertutto, al che la Ine mi ha visto. E là ci siamo innamorati. Mi ha portato il pronto soccorso, mi ha curato. Poi da cosa nasce cosa, ci siamo sposati. Ecco, insomma, devi trovare un escamotage. Sì, ma scusi, e quindi qual è il consiglio? E ora, se il consiglio nel tuo caso, secondo me, è che tu cominci a passare davanti al negozio della parrucchiera il lunedì. Tu così sei sicuro che il negozio è chiuso, non la vedi più lei e te la smenteghi. Te lo dico perché mi piuttosto preferirei avere ciappato il tetano che a volta che io me l'avesse cura. Ma questo te lo capisci solo con l'esperienza, col senno di poi. Copate!